industria meccanica, in una grande industria meccanica. Hai mai lavorato? Hai mai lavorato in una piccola industria tessile, chimica, alimentare? Hai mai lavorato? Ti vogliamo aiutare, vuoi lavorare, sai lavorare, cosa sai fare? Sulla domanda, che cosa sta succedendo? Se la crisi sta cambiando le assunzioni, no, le sta stravolgendo. Il mercato del lavoro sta mutando pericolosamente. Prima avevamo la possibilità di avere un lavoro che dava stabilità e sicurezza. Queste forme di lavoro non sono flessibili, sono precarie. Allora, questa gente ha il lavoro, ma non ha la dignità. Un'altra carta sporca o falsa che può essere giocata in questo periodo, e lo sappiamo, è l'abbassamento delle tutele sulla sicurezza, l'abbassamento delle regole, quindi più lavoro nero, più lavoro irregolare, molta gente è costretta a lavorare non in sicurezza. Anche su questo credo che da parte di tutti noi serva una grossa vigilanza e una spinta perché venga rafforzato. Pensate che sono stati fatti concorsi per rafforzare gli ispettorati dell'INPS e ci sono 286 nuovi ispettori che aspettano di essere messi all'opera. Sì. Il prossimo settembre dovesse succedere che non avrò un posto, accetterò queste briciole, me le terrò e cercherò di trovare un altro lavoro ringraziando sempre il Ministero. Io sono arrivata ad un'età che poi sono già grande e dove le mie colleghe parlano di andare in pensione alla mia età e io invece ancora devo iniziare la mia carriera. E questo veramente a volte, cioè cerco di non pensare a questa mia situazione per andare avanti. Ho il precariato, antenato del dente malato, mi rovina il fiato, la lingua batte ma lo stomaco sta vuoto. Son devoto ad un santo inventato ed è normale che il mio stato sia di preoccupato. È chiaro che il primo elemento per la dignità della persona è avere il lavoro. Noi abbiamo negli anni lavorato per distribuire un reddito e quindi dignità attraverso il lavoro e su questo abbiamo costruito poi altri elementi, la sicurezza sul lavoro e quant'altro. Abbiamo chiesto, ottenuto dalla Regione, che ci mettessero soldi, che ci fossero soldi aggiuntivi per il lavoro nel 2010, stanno partendo, alla fine vi verrà distribuito, stanno partendo una serie di bandi che non sono risolutivi, danno un aiuto, un piccolo aiuto in alcune situazioni, cercando di puntare da un lato ancora a sostenere le famiglie e dall'altro a guardare anche più in là a una possibilità di nuovo sviluppo. È abbastanza sconfortante vedere e sapere questo, che c'è davanti, diciamo, una storia lunga di precariato. Il problema è che, se vogliamo, questo forse è addirittura secondario nella lista dei problemi, perché proprio quello che devo affrontare ogni anno è vedere se lavorerò o non lavorerò. La CESE è nata per mettere al centro la persona e il lavoro, la persona che lavora.